Crotone già di per sé è una città di frontiera, è una delle province più povere d'Italia. E a questo si è aggiunta la problematica dell'immigrazione. 14 al 2015 c'è stato un aumento degli sbarchi. Questi ragazzi che scappano da situazioni indicibili, cioè arrivano qui e non hanno nulla. I ragazzi sono fermi lì per i documenti. La gente non ha accesso all'acqua, la gente non ha un tetto ovviamente, non hanno coperte, non ci sono i principi umanitari base, i principi dei diritti umani. Noi facciamo un'attività di medicina generale prettamente. Svolgiamo infatti quelle categorie che non sono coperte attraverso il codice fiscale dal Sistema Sanitario Nazionale con medico di famiglia. Abbiamo avuto ad oggi sulle 2.400 utenze da giugno 2014. Una popolazione molto rappresentata che è quella dei pazienti che provengono dalla stazione ferroviaria. Di questi un terzo hanno delle patologie che non dovrebbero avere perché sono patologie derivate dalla mancanza di un tetto. Le condizioni abitative sono inaccettabili perché non rispettano minimamente gli standard umanitari, non rispettano semplicemente il diritto umano, ma soprattutto non rispettano il diritto dell'accoglienza. Durante l'attività qui moltissimi pazienti avevano un disagio psichico che poi andava a somatizzarsi, oppure davvero la necessità di parlare. Per questo si è attivato questo percorso psicosociale per queste persone, perché tutte le attese riguardo alle documentazioni, che sono davvero molto più lunghe di quanto chiunque si possa immaginare, vanno ad incidere terribilmente sull'equilibrio psicofisico della persona, perché è uno stato di totale precarietà. Questo che è sconvolgente è l'idea che tu lavori nella tua nazione, tu lavori a casa tua, vedi cose che non sono accettabili.